Sarà il duo comico delle sorelle Suburbe con il divertente surreale Il peggio del meglio a inaugurare sabato 14 novembre alle 21 nell'auditorio Marpino di Collegno la rassegna Lo svago e il pensiero, una delle sezioni del cartellone di Teatro Metropolitano presentato ufficialmente a Palazzo Cisterna. Raccogliendo il testimone di due rassegne storiche sul territorio dell'ex provincia di Torino, incroci ed eccellenze, la città metropolitana e Assemblea Teatro propongono un tour teatrale che da novembre a maggio proporrà 60 spettacoli itineranti in oltre 20 comuni del Pinerolese, Valsusa, del Canavese, del Chivassese e del Chierese. Cominciando da Collegno, dove per la terza stagione consecutiva il Comune e Assemblea Teatro, con il contributo della città metropolitana e di Barricalla, propongono la rassegna per grandi e piccini Lo svago e il pensiero. Io sono felice e orgogliosa di prendere oggi questa eredità della provincia, oggi città metropolitana, di questo progetto del teatro metropolitano. L'obiettivo che ha sempre avuto questo progetto sul territorio, che confermo io oggi come amministratrice, è quello di tentare di portare un progetto di cultura teatrale sul territorio metropolitano. Quindi anche in quegli spazi, in quelle realtà un po' più lontane da sedi di teatro, un po' più distanti da programmazioni teatrali, la possibilità di accedere ad un'educazione teatrale e a un piacere di uno spettacolo teatrale. Quindi con questa programmazione, con la sinergia che abbiamo creato con Assemblea Teatro, con Sicco, c'è proprio l'intento di diffondere la cultura teatrale anche negli spazi più lontani dal capoluogo, smarcarci un po' dall'idea che il teatro si faccia solo nelle grandi città. No, il teatro, ci insegna Sicco, si fa davvero sul territorio, si fa negli spazi che i popoli offrono per le rappresentazioni. E questa attenzione alle famiglie, educare i ragazzi, i bambini ad andare a teatro, importante? Sì, è importante educare, ma è soprattutto importante, secondo me, offrire l'occasione ai ragazzi di stare insieme ad altre generazioni, perché le famiglie sono i genitori, ma sono anche a volte i nonni. Noi sappiamo come nella nostra società si sono interrotti dei circuiti di comunicazione. Il teatro è un'occasione per riflettere, ridere, parlare insieme di cose che si sono viste e quindi ha una funzione molto importante anche per questo. Torna ad essere quello che era la piazza nel paese. Il teatro è l'occasione di condividere fra generazioni diverse delle emozioni. Y me muero por volver. È diventato un po' l'attrattore di cultura Collegno. Sì, attraverso grandi investimenti come la lavanderia Vapore e anche il teatro Auditorium Arpino abbiamo seguito un po' quella che è stata l'evoluzione di Torino, città metropolitana, con una forte attenzione alle opportunità che la cultura offre anche per uno sviluppo complessivo del territorio.